amici miei, come va? Benvenuti a tutti a questo nuovo video del canale. Io sono Luca, questo è Riflap e oggi volevo vedere con voi come è andata questa prima settimana dell'utilizzo del Vibrant che abbiamo iniziato ad usare in vasca contro l'alga valonia, Derbesia e Bryopsis. E vi volevo anticipare, prima di fare entrare il video, che ho avuto poco tempo questa settimana per fare i video, ok? Quindi scusatemi per la qualità e per la rapidità del video, però appunto è stato dovuto a motivi, diciamo, fra virgolette, personali, tecnici, per quanto riguarda appunto registrare il tutto. Spero che alla fine del video riusciate a capirci qualcosa e come sempre ovviamente esistono i commenti sotto, caso me lasciate qualche commento, però cercherò di fare di meglio la settimana prossima per avere una visione migliore di quello che è il prodotto e di come sta andando la cosa. E nada más, gente, dentro il video, così vediamo come va questo prodotto. Ok ragazzi, qui come vedete siamo a lunedì e come vedete qui c'è il dettaglio dell'alga valonia con anche l'alga derbesia e le ho lasciate riprodurre nel mio acquario tranquillamente perché volevo utilizzare questo prodotto e lo volevo provare in modo da vedere gli effetti. Come vedete qui sempre sulla parte sinistra dove c'è la Duncan abbiamo queste colonie di valonia e dietro come vedete c'è dell'alga Bryopsis. Questi filamenti che vedete qui in mezzo a queste due colonie è dell'alga Bryopsis. Come vedete c'è la valonia, ok, che ha colonizzato abbastanza questa parte della roccia, e poi se ci spostiamo qui sulla base della Duncan, come vedete abbiamo abbastanza alga, comunque abbiamo, continuiamo ad avere della derbesia e tutta questa colonia di valonia. Adesso vabbè, qua un dettaglio dell'ofilia e un altro dettaglio, questo qui, di queste lumachine che si sono riprodotte nel mio acquario. Questo è un buon sintomo, anche se le lumache sono di facile riproduzione, è un buon sintomo della stabilità dell'acquario. E qui un po' una visione generale di come stanno i coralli. Scusate ragazzi per le riprese, ma non ho avuto tempo per fare delle riprese migliori. Come vedete pure la sera dopo Ragaliendum sta spolipando abbastanza bene. E qui c'è una acropora, oltre ai pagliaccetti che si mettono sempre davanti, che hanno mania di protagonismo, una acropora o acropora che non so davvero il nome, ma me l'hanno regalata e quindi l'abbiamo messa in vasca. E qui dove c'è la roccetta del Briem, come vedete qui abbiamo una bella colonizzazione anche qui di valonia. Questo invece è la parte centrale dell'acquario, che questi saranno i nostri punti di controllo comunque per le diciamo puntate fra virgolette a venire. Qui nella zona centrale dell'acquario abbiamo anche valonia e derbesia, alga derbesia. Ci spostiamo qua sul laterale destro e vi faccio vedere qui questo trocus come è pieno di alga valonia e alga derbesia. Me la sta portando sicuramente lui in giro per tutto l'acquario e diciamo lo dovrei eliminare al più presto. E questo è un dettaglio anche della valonia che abbiamo appunto sul lato destro dell'acquario, come vedete ce ne abbiamo abbastanza. Questo invece è un dettaglio dell'acantastrea, questo sempre il lunedì. E come vedete l'acantastrea, vabbè, stanno bene, l'unica che sta meno bene è questa qui destra rossa che mi è caduta durante la settimana di vacanza e ne ho risentito un po'. Questo invece è il dettaglio finale dell'acquario il lunedì, di come stava in generale. Ok ragazzi, qui invece siamo al martedì, questa come sempre è la panoramica iniziale dell'acquario e devo dire che dopo aver utilizzato la prima dose Vibrant, devo dire che vabbè, oltre a questo dettaglio delle alghe sulla parte posteriore che si stanno eliminando, ma questo anche grazie ai Tectus e ai Trocus e ovviamente anche Littorina Littorea, ma ho notato una, diciamo, un'acqua molto più cristallina. E un'altra cosa che ho notato è che appunto i vetri dell'acquario non presentano nessun segno di alga, stranamente. Di solito mi crescono delle alghe sui cristalli se non faccio una pulizia e come vedete fa poco, c'è un dettaglio di un laterale, come vedete qui, eccolo qui,
del laterale dell'acquario, che come vedete è, ha delle alghe, ma io queste alghe non le tolgo, vi faccio vedere io l'acquario come ce l'ho generalmente in casa, non cerco di toccarlo il meno possibile, soprattutto con questo fra virgolette esperimento, per vedere appunto gli effetti che ha questo vibrant sul nostro acquario marino. Io sto utilizzando 7,5 ml ogni diciamo due volte a settimana. Ogni settimana, questo minimo lo dovremmo fare per 4 settimane. Intanto qui continuiamo a vedere dei dettagli di quella che è la Valonia e l'alga Terbesi e l'alga Bryopsis. E appunto sto utilizzando questi 7,5 ml e li combinerò ovviamente con altri 7,5 due volte a settimana, quindi in totale staremo aggiungendo 15 ml o millilitri di vibrant all'interno del nostro acquario marino. Questo per il mio acquario che è un 230 più 75 di sump, quindi fate voi un po' il calcolo. Io più o meno i lordi sono questi, i netti sono 250, più o meno stiamo utilizzando 1 ml ogni 40 litri, come appunto ci indica il fabbricante. E qui, come continuate a vedere, ci sono i dettagli della vasca, i dettagli del seguimento. E io, come ho detto, questo martedì ho notato questa differenza nel mio acquario marino, ossia che i cristalli sono molto molto puliti, però ovviamente non abbiamo ancora nessun effetto su quella che è la Valonia e su quella che sono le altre alghe. Se compriamo questo prodotto è perché faccio effetto sulle Valonie, sulla Terbesia e non sui cristalli del nostro acquario marino, che ce li lascia diciamo un po' più puliti per un po' più di tempo. Non ci interessa questo, ci interessa eliminare queste alghe. Quindi sicuramente è un fattore positivo che ci lasci diciamo i cristalli puliti da alghe, però noi dobbiamo eliminare, ce lo vendono per eliminare queste alghe. Vi dico che comunque ci vorranno dalle 4 alle 6 settimane per eliminare questo tipo di alghe, sia la Valonia che la Terbesia che la Bryopsis, e dobbiamo rispettare ovviamente i tempi di quello che ci dice il fabbricante, quindi queste 4-6 settimane. Qui invece una panoramica del martedì di come sta l'acquario. Ok ragazzi, qui siamo al venerdì, sono passato direttamente al venerdì perché non sono riuscito a registrare né mercoledì né giovedì, quindi siamo passati direttamente al venerdì, e questo è il venerdì in cui ho effettuato la seconda dose di Vibrant della settimana. E adesso vediamo qui un dettaglio sugli Zoanthus, ok? Come vedete si sono un po' ritratti, se ne sono risentiti soprattutto questi qui alla base, quelli lì sopra li stiamo cercando di recuperare ancora, però questi non si sono mai chiusi e adesso appunto, come vedete, sto notando che con l'aggiunta di Vibrant si stanno chiudendo, mentre gli altri sembrano stare abbastanza bene, sembrano stare tutti in ottima forma. Oltre a questo, qui un dettaglio della spugna Sicon o Sicon, come preferite chiamarla, adesso la vediamo nel dettaglio da un'altra angolazione, e questo comunque è un buon segno che l'acquario appunto sta girando bene. Questa non è l'unica Sicon che ho all'interno dell'acquario, ce ne sono altre, come vedete Zoanthus, bene. Qui, ecco qui il dettaglio che vi dicevo della Sicon. Come vedete appunto è cresciuta, sta crescendo sotto questa colonia di Zoanthus, è ottima perché sono dei filtratori, ma ce ne ho anche altre in vasca. Qui altro dettaglio, come vedete le acantastrea se ne risentono tantissimo dell'aggiunta del Vibrant. L'ho notato appunto questa seconda volta che l'ho aggiunta e come vedete sono abbastanza quasi tutte ritratte. Qui invece abbiamo il dettaglio dell'alga Bryopsis nel Brierum. Come vedete, a me onestamente mi sta dando l'impressione che continua a crescere, che non si sia fermata la crescita di questa Bryopsis, però diciamo che stiamo comunque aspettando gli effetti di quello che è il Vibrant. Però come già vi ho detto, il Vibrant ci metterà più o meno dalle 4 alle 6 settimane per eliminare l'alga Valonia, e per la Bryopsis ci può mettere fino a 3 mesi, quindi dobbiamo andare, avere molta pazienza e andare con calma. Come vedete intanto continuo con i dettagli delle alghe che abbiamo in vasca.
Sembra, perlomeno per adesso, che con queste due dosi si sia iniziata a fermare la riproduzione di alga balonia. Ho visto già svolazzare qualche alga balonia in vasca, quindi questo credo che sia un buon segno che il prodotto stia facendo effetto. Quello che fa principalmente in Vibrant sono dei batteri che attaccano direttamente queste alghe e diciamo si nutrono di questi enzimi che producono queste alghe, sia Valonia che Derbesia che Bryopsis. Come continuate a vedere qui, continuiamo però ad avere abbastanza alghe. E qui invece vi lascio con un dettaglio dell'alga Valonia vista da vicino. Ragazzi, diciamo che questo è questo venerdì di Vibrant, con la settimana che è passata. I coralli, come abbiamo visto, alcuni se ne sono risentiti un po' di più, altri un po' di meno, e vi volevo lasciare appunto con un altro dettaglio che ho scoperto di avere qualche ofiura bianca all'interno della vasca. Eccolo qui il dettaglio, questa è un'ofiura che ho incontrato vicino alla valonia della roccetta con il vero. Ok ragazzi, allora questa è stata la prima settimana di utilizzo del Vibrant. Come vi volevo far vedere solamente che l'Acanthastrea e l'Acanthastrea in generale si sono recuperate. Ovviamente questo è solo quando usiamo il Vibrant in vasca, loro se ne possono risentire un po'. Facendo un ricapitolo rapido di quello che diciamo è successo questa settimana, abbiamo utilizzato appunto queste due dosi di Vibrant, ognuna di 7,5 ml, e abbiamo iniziato a vedere i primi effetti di quelli che sono il Vibrant, ovvero i cristalli praticamente puliti. È passata una settimana, non ho pulito i cristalli neanche una volta. Questo per farvi capire come funziona il Vibrant. Ovviamente non l'abbiamo comprato per farci mantenere i cristalli puliti, l'abbiamo comprato per far sì che vengano eliminate sia l'alga Bryopsis che l'alga Derbesia che la valonia. E mi sono accorto di avere il nudibranchio anche qui, adesso ve lo faccio vedere. E appunto se compriamo questo prodotto è per avere dei risultati non solo sui nostri cristalli e sulle piccole alghe che ci escono, ma su quelle là più difficili. Intanto vediamo se riesco a farvi vedere il nudibranchio qui. Eccolo qui, si vede sì, sul nudibranchio, scusatemi. Mamma mia, questa è una, non mi viene il nome, non è il nudibranchio, stomatella. È una stomatella. Questa è ottima, buona, è mangiatrice di alghe, soprattutto verdi, quindi ottimo averla in vasca. E nada más, gente, spero che vi piaccia il nuovo formato di questo seguimento dei video. Ovviamente la prossima settimana cercherò di fare di meglio se riesco ad avere un po' più di tempo per l'acquario. E nada más, gente, come sempre dico, spero che il video vi sia stato utile e ci vediamo al prossimo video.